Insomma, sto trailer. Io sono ancora blind. Giusto il tempo di uscire fuori dal letto, mettermi un po' di trucco addosso perché in questi giorni, ragazzi, ho le occhiaie che mi arrivano alle scarpe per colpa di qualcuno qui. E direi che possiamo vedere insieme, per la prima volta, almeno per me, il trailer di Spider-Man No Way Home. Considerato second trailer, tra l'altro. Non trailer finale. Ok, ci Da quando siamo. sono stato morso da Parrani, ho avuto una sola settimana in cui la mia vita mi è sembrata normale. È stata quando tu l'hai scoperto. Sai l'incantesimo che hai rovinato che doveva far dimenticare a tutti che Peter Ok, quindi Parker è ripartiamo Spider-Man. esattamente da dove ci eravamo lasciati con il teaser. Con il primo. Sì, il Stiamo teaser. ricevendo delle visite. Da Eccolo. ogni universo. Bello, bello il costume nero. Ciao, Peter. Oh mio Dio. Quindi era lui. Ce Non sei Peter Parker. Vedete? Vedete? Siamo altri, dobbiamo rimandarli indietro. Perciò, chiudete quelle carogne. Sa, tutto questo è colpa sua. Io conosco delle frasi magiche che conosco. Quello era Electro, quello era Electro. Per favore, chiudete quelle carogne. Che bello sto costume nero, raga. Stai volando nell'oscurità. Oh, J. Jonah. Fantasmi. Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Ma quindi sono Spider-Man. alleati, È il loro immagino. destino. Mi dispiace, ragazzo. Sì, anche a me. No! Senta, deve esserci un altro modo! Perciò, da quello che sto capendo, si ribella Strange. Non me la porterai via. Eccolo, Jamie Foxx! Stai lottando per avere tutto quello che vuoi, mentre il mondo cerca di farti scegliere. Tutta colpa mia, non posso salvare tutti. No, raga, allora. Non mi fate questa cosa una seconda volta che piango. No, 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 allora, io qui, per come sono fatta io, ho avuto veramente un impatto troppo forte da questo trailer. Devo rivederlo assolutamente perché ci sono troppe cose che ho visto e che non mi sono tornate, ma in senso positivo. Andiamolo ad analizzare bene, raga, perché qui ci stanno trollando che il trailer di Endgame in confronto era un libro aperto. Allora, tralasciando i primi secondi del trailer, che ovviamente sono introduttivi quasi per ricollegarci al discorso lasciato in sospeso dal teaser, molto bello il fatto che se uno vede questo trailer da solo, senza aver visto il trailer, senza aver visto il teaser, scusatemi. Non credo capisca più di tanto perché quale incantesimo, che cosa è successo, quindi è forte che le cose siano concatenate. Andiamo per ordine. Finalmente, ragazzi, possiamo parlare di qualcosa di veramente concreto. Non è fuffa, non è aria, non sono teorie su speculazioni, su teorie su altre speculazioni di cui ho visto il web pieno saturo in questi giorni. Non ne potevo più. Sono arrivata al punto di dire fateci uscire il trailer, il secondo trailer, perché almeno i miei colleghi sul web avranno qualcosa di veramente concreto di cui discutere. Allora, parliamoci chiaro, non è che mi stupisco di aver visto Electro, non mi stupisco di aver visto Goblin, né tantomeno del Dottor Octavius, questo mi pare abbastanza chiaro. La scena finale, però, raga, c'è qualcosa che non va nella scena finale. Andiamo con ordine, però. La prima cosa che mi ha veramente stupita è
è il fatto che io pensavo che Octavius fosse il nemico, banalmente, no? Come tutti potevamo pensare. E invece no, sembra suo alleato. Sembra suo alleato, e questa cosa mi fa in qualche modo sorridere, no? Perché comunque noi lo ricordavamo come il cattivo che alla fine aveva scelto la strada del bene, aiutando lo Spider-Man di Raimi. È solo che lui era morto, da quello che tutti noi sapevamo. Quindi che cosa è successo? Se veramente non è cattivo, dobbiamo pensare che effettivamente sia quello di quell'universo. Non è morto, dunque. Dobbiamo immaginare che quella era una nostra presunzione, ovviamente, errata. Mi ha fatto ovviamente molto ridere là. Vedete, questa cosa mi è piaciuta un sacco, perché nel primo trailer io avevo detto, secondo me, quel ciao Peter è troppo confidenziale, non può avercela con il Peter Parker di Tom Holland, perché effettivamente non si sono mai visti. Quindi ho detto, sarà forse un indizio del fatto che ci sono gli altri due Spider-Man, che ormai, raga, è diventato il segreto di Pulcinella, veramente. Cioè, capisco che loro non si possano esprimere per motivi di marketing, però è chiaro che ci sono, raga, è chiaro che ci sono, ed è stato chiarito nell'ultima scena. Cioè, nell'ultima scena che ho visto letteralmente per qualche secondo, quella scena ci sta dicendo ci sono anche gli altri due Spider-Man. Ci arriviamo, giuro, non anticipo più niente. Dunque, il fatto che loro due, il fatto che lui riconosca, ma tu non sei Peter, è bello. Perché vediamo un Octavius, però perché Octavius deve cercare Peter con questa rabbia? Perché lo deve combattere? Allora non è lo stesso Octavius che abbiamo conosciuto noi in Spider-Man 2. Perché non avrebbe motivo di cercare Peter con tutta questa rabbia, con tutta questa enfasi, con tutta questa foga? Capite che voglio dire? Sto veramente ragionando con voi in questo momento, eh? Quindi i due sembrano allearsi. Tra l'altro vediamo anche Octavius avere delle braccia meccaniche differenti rispetto a quelle che ricordiamo dal film di Raimi. Vediamo un supporto metallico scarlatto, quindi evidentemente avrà potenziato l'armatura. Cioè, il punto principale è che dobbiamo capire se questo Octavius è lo stesso del filone narrativo che conosciamo noi, oppure è preso da un altro universo. È possibilissimo, possibilmente potremmo anche pensare di vedere se ci saranno, e ci saranno, i due Spider-Man di Garfield e Maguire, che sono effettivamente i Peter Parker, gli Spider-Man, ma di altri universi. Quindi può essere che le loro storie non siano andate come le ricordiamo noi. Questo spiegherebbe la rabbia di Doc Ock. Ok, quindi vediamo Strange che dice a Peter di rimettere a posto quello che ha fatto, che in realtà è colpa sua, è lui lo stregone che ha tutti i poteri dell'universo, però raga, ancora non mi convince questa cosa. Non mi convince per niente. Perché Strange dovrebbe soccombere al capriccio di un adolescente, considerando il peso che lui porta, considerando la figura autoritaria che lui è. Lui ha una responsabilità enorme, non solo nel suo mondo, non solo nel suo universo, ma nei confronti di tutti gli universi. Per un attimo mi era balenata in mente l'idea che questo Strange potesse non essere quello che conosciamo noi, ma piuttosto anche quello che abbiamo visto in What If, anche se non credo che fonderanno le cose in maniera così esplicita, perché ovviamente può esserci la persona che non ha visto What If e non capirebbe che cosa è successo, essendo comunque una serie, essendo comunque una cosa slegata all'atto pratico dai film che conosciamo noi. Allora, al minuto 1:34 c'è un richiamo fortissimo alla trilogia di Raimi, dove vediamo appunto Tom Holland lanciarsi verso la sfera del Goblin. E a tal proposito voglio un attimo parlare del Goblin, visto che si è visto pochissimo e mi puzza un po' come personaggio. Vi spiego perché. Sappiamo che verrà interpretato da Willem Dafoe, è scritto su Wikipedia, lo hanno detto varie persone, la voce soprattutto è la sua. Perché non mostrarlo però? Perché non ci state mostrando Willem Dafoe? Avrebbe avuto un impatto importantissimo in questo trailer. Capisco non voler mostrare gli altri due Spider-Man, se ci sono. Ma perché non mostrare Willem Dafoe? Avrebbe avuto comunque la stessa, avrebbe suscitato le stesse emozioni che ha suscitato Alfred Molina. Sapete perché non sono convinta che, ancora adesso non sono convinta che sarà Willem Dafoe? Andate al minuto 2:04 del trailer, subito prima del bacio tra Peter e Mary Jane, sì, 2:05 per essere specifici. Guardate bene, la persona che sta sull'aliante
del goblin e che lancia le sfere, mi pare che siano quelle lame. Non mi pare William Dafoe. Non mi pare un uomo adulto. Mi sembra un ragazzo. Ha gli occhiali e non ha il casco. Mi pare che abbia anche tipo una sorta di cipolla, quasi, capelli un po' lunghetti, quasi raccolti. Si vede pochissimo, eh. Allora, le cose sono due. O è un ragazzo, e quindi non è William Dafoe, o è William Dafoe, ma ringiovanito. Perché fermando l'immagine, i capelli non sono chiari, non sono bianchi. Potrebbero avergli fatto la tinta sicuramente, questo non è un dettaglio minore in queste circostanze. Però sembra giovane, sembra più giovane. Quindi c'è da vedere un attimo, ovviamente per il William Dafoe che conosco adesso io non direi che è lui. Però ovviamente potrebbero aver fatto qualche lavoro di CGI che al momento mi è ignoto. Sono solo ancora abbastanza incerta circa questo personaggio, anche se la voce dovrebbe confutare ogni altra teoria. La sua voce è inconfondibile. Vediamo poi una breve scena che ci fa intuire che almeno per una breve porzione, più o meno breve porzione del film, il Doctor Strange diventerà il villain di Spider-Man. Il motivo mi è ignoto, non sono riuscita a capire il perché. Io ovviamente spero che Peter non si faccia infinocchiare da Doc Ock, nel caso in cui Doc Ock stesse facendo il doppio gioco, quindi fingendosi buono per poi fregarlo. Gli è successo con Mysterio, spero che non gli succeda ovviamente anche con lui. Il motivo che ho immaginato essere la causa scatenante del conflitto tra Strange e Spider-Man è che Strange vuole richiudere gli universi, mentre Peter Parker no. Per quale motivo non vorrebbe rimandare a casa tutti questi villain? Tutti questi super cattivi che non solo rappresentano un pericolo per lui, ma anche per tutte le persone che ama. Ed eccolo qui, Jamie Foxx. Ora sì che ragioniamo. Guardate che bello tutto il suo completo, che richiama anche un po' quello della versione videoludica, con il giubbino di pelle, le borchie, gli stivalotti e soprattutto guardate che bello il fatto che le scariche elettriche di Electro formino la coroncina che rimanda alla versione fumettistica del personaggio. Molto bello, molto più imponente di quello del secondo film di The Amazing Spider-Man, non che ci volesse tanto, eh. Arriviamo a parlare del succo, perché secondo me il fulcro di questo trailer è alla fine. È dal minuto 2.8 in poi. Allora, rivediamo questa scena. Lizard, Uomo Sabbia ed Electro. Spider-Man si lancia, loro tre. Ma dai raga, è così palese. Loro tre si lanciano verso Spider-Man. Ma perché allora Lizard sta saltando così in basso? E perché Electro è così in alto? Come on, please, please. È palese che Lizard stia puntando a qualcun altro. Com'è palese che Electro stia puntando ad un'altra persona ancora? Ovviamente questo è un lavoro di CGI che credo che la Marvel stia facendo per non rivelarci il segreto di Pulcinella, ossia che Tom Holland non sarà solo. Tra l'altro è stato anche detto da lui, non ce la farò a sconfiggerli da solo. E infatti non sarà così, e io ve lo giuro, voi non potrete vedere, ma ho già i brividi, perché wow, 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 quanto piangerò al cinema. Vogliamo parlare però della scena che ha stuzzicato di più la mia attenzione? Allora dobbiamo andare un po' più avanti. Nel momento in cui Mary Jane scivola giù dall'edificio, ovviamente è un parallelismo con con i due film di The Amazing Spider-Man, per la correttezza con il secondo The Amazing Spider-Man, nel momento in cui Gwen Stacy cade dalla torre, dal campanile, schiantandosi al suolo perché Peter Parker non riesce a raggiungerla in tempo. Anzi, ci riesce, ma troppo tardi per poterla salvare. Ora vi invito a prestare attenzione a una cosa. Vediamo Peter guardare in alto. Ha un costume metallico, lo vedete? Non credo sia l'Iron Suit, però gli somiglia. Probabilmente è una versione avanzata, perché ho visto degli intagli in oro, quindi probabilmente sarà qualcosa di avanzato. Guarda in alto. Mary Jane cade. Lui si tuffa. Sì, sembra proprio che sia lui qui a raggiungerla. Ma io non mi fido dei trailer della Marvel.
non mi fido. Io mi fido più di questo frame. Guardate bene. Andate al minuto 2:29. Guardate bene. La mano che sta per afferrare Mary Jane. La tuta, il costume. Non è l'Iron Suit di Tom Holland. Non è quello. È in tela. È un costume di tela. Richiama tantissimo altri costumi di Tom Holland per il fatto che fossero un po' così a guanto, no? Che qui hanno la parte blu e poi le dita rosse. Non è quello. Se ci fate caso, le dita sono attraversate da delle ragnateline, no? Che invece erano presenti molto più sui costumi e di Raimi, originariamente, e di The Amazing Spider-Man. Perché ho pensato questa cosa? Perché sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo se a salvare la Mary Jane di Tom Holland fosse Andrew Garfield. A mo' di redenzione, per non essere riuscito a salvare l'amore della sua vita, per non essere riuscito a salvare Gwen Stacy. Io apprezzerei tantissimo. Ora non so onestamente se mi sto facendo tanti di quei film che potrebbero darmi un Oscar, però credo che sarebbe molto più bello se fatto così, piuttosto che nell'altro modo. Eccomi raga, torno reduce da una spulciata sui social che non avevo ancora aperto prima di vedere il trailer. E ho fatto bene, perché la prima immagine che mi è apparsa sui social è questo video che mostra una cosa. Un video che è inerente non al trailer che abbiamo appena visto insieme, ma a un trailer che è stato trasmesso in Brasile. Non che stupisca più di tanto questa cosa, però essenzialmente che cosa è successo? Ora se riesco a trovare il frame preciso ve lo metto qui. Che cosa è successo? In Brasile è stato trasmesso un trailer spoiler, perché nella sequenza in cui l'uomo sabbia, Lizard e Electro attaccano Spider-Man, hanno trasmesso qualche frame di troppo che mostra Lizard essere colpito dal nulla. Riceve tipo un pugno, qualcosa in faccia, si rigira completamente, ma Tom Holland non l'ha colpito. Alcuni ho già visto dire che si tratta di una trave di legno, di una trave di ferro, che è stato colpito da qualcosa da dietro. Allora, non è così, non è così. Io mi ci giocherei un braccio che non è così, perché è palese che questa scena non è stata strutturata per essere un confronto 1-3. Sarebbe impossibile, sarebbe suicida da parte di Spider-Man confrontarsi con un essere che è enormemente più grande di lui, con uno che lancia scariche elettriche e con una lucertola gigante. Ripeto, ritorniamo sempre al solito discorso, ormai parliamo del segreto di Pulcinella e credetemi, mi va bene così. Io voglio entrare in sala con il dubbio, voglio entrare in sala con anche quell'1% di me che crede che c'è la possibilità che gli altri due non ci siano, perché nel momento in cui li vedrò arrivare, io so che sarà un'emozione imparagonabile. Un'emozione che sono sicura che se me li avessero mostrati nel trailer avrebbe diminuito tantissimo l'hype per questo film. Perché è come un lo sappiamo che ci sono, ma vi vogliamo comunque lasciare l'esperienza nella sala cinematografica. Ovviamente su questo trailer, considerando tutte le informazioni che sono andate in giro su internet in questi giorni, non è che ci sia tanto altro da dire. Vorrei giusto un attimo soffermarmi sul lato emotivo. Anche su una questione di perché questo trailer ha suscitato così tanto hype nei confronti e degli spettatori e dei fan appassionati e dei content creators. Ma qui ci troviamo di fronte ad un evento che tutti sognano da sempre. È tipo il sogno erotico di tutti coloro che hanno seguito l'universo cinematografico di Spider-Man. Io sono cresciuta con i film di Raimi. Tante altre persone sono cresciute con quelli di The Amazing Spider-Man. E ovviamente i più piccoli adesso, negli ultimi anni, stanno crescendo con la saga degli Avengers e quindi con lo Spider-Man dell'MCU. Ecco, tutta la mia generazione, quindi parlo... Io sono del 98, anche quelli prima di me e quelli subito dopo. Vedere un film che possa riunire tutti e tre gli eroi di cui bene o male ci siamo innamorati è un evento irripetibile nella storia del cinema. Probabilmente non è mai successa prima una cosa del genere. Vederli collaborare in questo modo fa sì
che non è una cosa alla Avengers, ok? Una cooperazione tra eroi diversi, che sì, le storyline si congiungono, si uniscono, si intersecano, ma qui parliamo di qualcosa che va oltre. Perché parliamo di tre generazioni di appassionati che vedranno le tre generazioni di Uomo Ragno cooperare per sconfiggere i cattivi che appartengono alle tre generazioni. Ovviamente una cosa che qui nel trailer non viene mostrata, ma che io credo ci sarà, forse è la cosa su cui sono un po' più incerta, però credo ci sarà, Venom è l'unico che manca all'appello dei Sinistri 6, anche se, perdonatemi, ma non si può parlare propriamente di Sinistri 6. Questi qui sono villain che vengono ognuno dal proprio universo, ognuno con le proprie intenzioni, per sconfiggere Spider-Man. Perché la loro maledizione, tra virgolette, il loro destino, il loro fato è quello di morire. Quindi secondo me qui non è tanto un discorso di uniamoci per sconfiggere l'Uomo Ragno, è un discorso di noi, sì, poi ovviamente si equalizzeranno, però non è che nasce da un intento comune perché si ritrovano tutti nello stesso universo, no, secondo me qui ognuno viene egoisticamente parlando e poi si ritrovano insieme e ok, collaborano. Non credo che nasceranno i Sinistri 6. La vedo anche un po' difficile perché dov'è Octavius? È Octavius il leader, quindi almeno per quello che sappiamo finora Octavius Doc Ock vuole aiutare Peter. Li vediamo combattere solo nella sequenza iniziale, poi certo c'è stata qualche scena un po' confusa pure nella seconda parte del trailer, però non credo che possa essere imputata ad un Octavius nei panni di un villain. Poi per carità potrebbe impazzire, potrebbe succedere quello che volete e va bene. Dicevo, nel trailer non è mostrato, ma Venom comunque fa parte di questo universo adesso. Alla fine di Venom, la furia di Carnage, vediamo Tom Hardy con il suo simbionte appunto essere trasferiti nell'universo in cui Spider-Man è Tom Holland. E vediamo appunto al telegiornale J. Jonah Jameson che parla del fatto che la maschera è caduta e che conosciamo l'identità dell'assassino di Mysterio. Questo è quanto, il film uscirà nelle sale il 15 dicembre. Ho delle aspettative così alte che temo ci voglia così poco per poterle deludere. Ma al tempo stesso non mi sono mai sentita, almeno nell'ultimo periodo, così in hype per un film Marvel. Penso che l'hype che ho per questo film possa superare anche di un gradino quello che avevo per Endgame, per un motivo solo. Perché, come ho detto prima, in Endgame, sì, si univano tutti i nostri eroi, no? Tutti gli eroi conosciuti dall'inizio della Marvel. Ma qui c'è qualcosa in più. È come se io vedessi la mia infanzia tornare su schermo. E né Thor, né Iron Man, né Captain America hanno rappresentato la mia infanzia quanto lo ha rappresentato lo Spider-Man di Tobey Maguire e successivamente quello di Andrew Garfield, a cui personalmente sono più affezionata, nonostante gli innumerevoli difetti tecnici che avesse quel film. Che avessero quei due film. Io spero vivamente che questo film si mostrerà all'altezza delle aspettative di tutti. Sicuramente deluderà molti che si aspettano il mondo, ma purtroppo credo che buttare troppa carne al fuoco possa essere molto rischioso. E credetemi, di carne al fuoco per questo film ce n'è già a sufficienza. Quindi non ci lamentiamo se non vediamo villain specifici, se non vediamo anche un Venom, se non lo vedrò, posso capirlo, me lo introdurranno più là. Anzi, diciamo che sono quasi contenta se non vedo questo Venom, se non vedo il Venom di Tom Hardy. Raga, fatemi sapere la vostra nei commenti, sono curiosa di leggervi. Io vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da Sam, ciao ragazzi.